Salve e ben ritrovati. Alla vigilia del G7 che si celebra proprio qui in Puglia, tiene banco il voto per l'Europa in un continente che sembra propendere verso una visione diversa da quella immaginata da Schuman e De Gasperi, perché le destre avanzano e questo è un tema che divide. Basti pensare a quel che va accadendo in queste ore in Francia. E tuttavia l'esame sul voto europeo ha bisogno di una lente di ingrandimento che va calibrata su quelle che potranno essere le scelte dell'attuale governo del nostro paese, e cioè cosa farà adesso la Meloni, che ha vinto le elezioni anche in Italia, rispetto alla nomina della nuova commissione. Questo è un interrogativo sul quale molti analisti politici procedono con molta cautela. A Foggia com'è andata? A Foggia in provincia e in Puglia. A Foggia la notizia riguarda Mario Furore, che è stato riconfermato deputato europeo. Devo dire l'unico parlamentare europeo che è riuscito a prendere nella città di Foggia più voti di Antonio De Caro, che è stato un fiume in piena. Su Foggia oltre 2000 cittadini in più hanno preferito Furore a De Caro. Questo cosa significa? Significa che la battaglia tra Golia e Davide a Foggia ha dato in scena uno spaccato diverso. Furore è stato rieletto a piene mani in una città che gli ha tributato un grandissimo consenso. Pensate che il Movimento 5 Stelle è il primo partito non solo in provincia di Foggia ma nella città di Foggia, e questo è un dato ineluttabile, non è una valutazione di carattere politico ma è una valutazione di carattere matematico. Pensate se l'affluenza fosse stata più alta di quella bassissima che si è registrata anche a Foggia, Furore avrebbe un po', come dire, scompaginato l'argine del prevedibile. A Mario Furore gli auguri più cari, anche perché è l'unico parlamentare europeo che rappresenterà la capitanata con i suoi circa 40.000 voti e gli oltre 16.000 voti conquistati in tutta la provincia, più di 7.000 nella sola città di Foggia. Un dato significativo del quale è giusto parlare, perché Mario Furore ha fatto una campagna elettorale, io ho seguito molto da vicino la campagna elettorale di Furore, è stata una campagna molto social, molto sui temi divisivi dell'Europa, cioè sui temi dell'ambientalismo, sui temi della pace, sui temi della inclusione sociale, della lotta contro il progetto dell'autonomia differenziata, temi che indubbiamente appartengono, come dire, sono nella carne di questo giovanissimo e bravo parlamentare, fatemi dire. Intanto il clima rimane un po' guerresco nel nostro paese, fatemi dire questa parola, perché è andata in scena una brutta pagina, prima al Senato, poi alla Camera, ma soprattutto alla Camera, dove pensate un parlamentare che poi è un pugliese, Leonardo Donno, è stato preso a pugni, forse anche a calci, nel momento in cui, in segno di protesta, consegnava al ministro Calderoli, in segno così di protesta, una bandiera italiana, un tricolore, che poi è anche
un bel regalo. Capisco che regalare ad un leghista il tricolore d'Italia può essere anche un gesto sconveniente, però come si può accettare di rivedere scene come quelle che abbiamo visto, che tutti gli italiani hanno visto? Un parlamentare che viene aggredito, a malapena protetto dai commessi della Camera, ha preso un ceffone anche un assistente parlamentare, da questi squadristi che evidentemente sono nascosti tra gli scranni parlamentari della Camera dei Deputati, tant'è che persino il presidente della Camera, che è della Lega, ne ha cacciato fuori uno, lo ha mandato via. Andava preso forse a calci nel sedere, perché non è possibile che nel Parlamento italiano si vedano scene che il più delle volte noi vediamo nell'America Latina, in Paraguay o nei paesi, o da Orban, parlamentari aggrediti per avere semplicemente fatto un gesto che sicuramente era provocatorio, ma era un gesto assolutamente corretto, assolutamente lontano dalla gogna che ne è venuta poi dietro. Scene come queste, guardate, fanno capire che nel nostro paese il rischio di trovarsi nuovamente di fronte in condizioni di impraticabilità democratica non è peregrino. Io credo, guardate, arrivo a dire che persino Giorgia Meloni, che è il Presidente del Consiglio, no, non abbia apprezzato quelle scene, quei gesti. Adesso hanno aperto un'inchiesta alla Camera per vedere se sono stati pugni, calci o semplici spintoni, ma è innegabile che personaggi che seguono nel Parlamento del nostro Paese, in alcune forze politiche, sono ancora presi dall'incertezza tra la spranga e il manganello. Questo è il punto. Io ricordo sempre, e mi spiace per Leonardo Donno, che è una persona di grande garbo, ma soprattutto di grande identità democratica, io dico sempre, lo diceva Pietro Nenni nei suoi 6 anni di guerra civile, un libro scritto negli anni 20, e diceva: avventure come quelle del fascismo riescono difficilmente, ma quando si sono assicurate le necessarie complicità possono durare per molti anni. Ecco il rischio in queste parole di cui vi parlavo, in queste parole di Nenni, sono palmari, sono chiare. Io mi auguro, ma se lo augurano tutti, che queste persone vengano tenute lontane, vengano allontanate dall'aula nel momento in cui si decidono le sorti di un nuovo sistema democratico nel nostro paese. Non dimenticate che si vota per il premierato, si vanno in votazione argomenti importanti, significativi, dove il dibattito, il confronto e anche lo scontro, il più aspro, la politica è divisione per definizione, lo diceva Sturzo. Possibile che questa gente, queste persone non si rendano conto sino in fondo di quanto sia vergognoso l'esempio che danno al Paese? Vorrei concludere e voglio lasciarvi, vedete cari amici, una cosa che ha scritto proprio lui, Benito Mussolini. L'opera si chiama Forza e Consenso ed è tratto dal tomo Gerarchia, parola molto usata dalla buonanima. Cosa diceva Mussolini? Cosa ha scritto Mussolini? Il fascismo è già passato
e se sarà necessario tornerà ancora tranquillamente a parlare e passare sul corpo più o meno decomposto della Dea Libertà. Guardate, andare alla fonte per capire dove origina, in quale storia può originare un comportamento come quello osceno che la nostra massima istituzione ha mandato in onda. Bisogna non dimenticarlo. Arrivederci.